per essere qui. Nel frattempo io preparo la mia presentazione, anche se ecco, una presentazione abbastanza ricca, ma in realtà non menzionerò tutte le citazioni che avevo di menzionare. Intanto ringrazio Michele per il gentile invito, ma soprattutto per la sua visione, perché non era tutto ideare mettere in atto un evento simile, e conoscendolo so che non è una semplice iniziativa culturale, ma è un vero e proprio atto d'amore nei confronti della città di Senigallia. Quindi ringrazio la cittadina senigalliese, l'amica, ma anche l'appassionata di filosofia, perché l'idea che la filosofia possa essere un atto tangibile, godibile di amore per la città, per un filosofo politico, è una cosa estremamente commovente, quindi grazie. E vorrei utilizzare questo pensiero come punto di partenza. Ecco, ultimamente, in questi giorni, si è pubblicizzato molto questo evento e si è parlato dell'idea di una filosofia capace di riorientare, di riorganizzare la fisionomia della polis e anche di arricchirla. Quindi la domanda principale è: in che modo la filosofia può costituire un arricchimento per la città, per la nostra comunità politica? E la seconda domanda è: ha senso parlarne in relazione ad Epicuro? Come abbiamo già detto ieri, anche con la professoressa Calvi e anche con gli altri relatori, c'è una tradizione dossografica che attribuisce ad Epicuro l'idea che sia giusto vivere nascostamente, ossia con distacco dall'attività politica. Quindi in questa relazione tenterò di lanciare una provocazione, diciamo. Anzitutto vedremo se è possibile che l'amicizia porti alla felicità e soprattutto se l'amicizia sia un laboratorio che possa fuoriuscire dalle palizzate del giardino di Epicuro e costituire un potenziale politico virtuoso per la città. Quindi questa è l'idea di base che vorrei sviluppare. Mi sono anche permessa di dare una traduzione in greco antico al titolo che ha scelto Michele. Michele ha scelto Amicizia, via privilegiata alla felicità. Spero di non aver fatto qualche errore. Filia odos aeritotate, sommamente sceglibile verso la felicità. E credo che il termine via, Michele, tu l'abbia azzeccato perfettamente, perché dà proprio l'idea nel senso di una progressione che non è puramente strumentale alla felicità, ma che può essere anche intrinsecamente godibile. Ok, vorrei cominciare. Allora, provo un attimo a mettere. Ecco. Perfetto. Allora, vorrei cominciare con una citazione tratta da Diogene Laerzio, che è un biografo storico che visse tra il secondo e il terzo secolo d.C. e scrisse Le vite dei filosofi. Il libro decimo è sulla vita di Epicuro. E cito questo pensiero. Per eccesso di ragionevolezza, questa è una mia traduzione, epieiteia, si tenne lontano dalla vita politica, e pur volgendo allora momenti calamitosi per la Grecia, tuttavia visse lì solo due o tre volte avendo fatto un viaggio nella Ionia dagli amici. Allora, perché cito la epieiteia, eccesso di ragionevolezza? Anzitutto, qui abbiamo un accostamento quasi ossimorico, eccesso e ragionevolezza o equità. L'idea di ragionevolezza e di equità implica una sorta di bilanciamento di pensieri, di concezioni, anche di impulsi desiderativi. E Diogene Laerzio parla di eccesso. Ma perché ragionevolezza? La ragionevolezza, la epieteia, nel mondo greco classico, in particolar modo in Aristotele, aveva a che fare con la capacità di valutare le singole situazioni ed eventualmente di non applicare una regola generale in situazioni che non sembrano essere appropriate per la sua applicazione. Quindi l'idea che vorrei lanciare, non so neanche io se crederci o meno, però insomma provo ad aprire questa prospettiva di indagine, è che Epicuro sia stato ragionevole nel distaccarsi dalla vita politica, perché come abbiamo visto anche ieri sera, la situazione storico-politico-culturale del tempo non lo permetteva, era un periodo di forti conflittualità. Abbiamo visto la progressiva devitalizzazione della funzione della polis greca, che nell'età classica era un orizzonte privilegiato di riferimento per tutti coloro che volessero esprimere la propria natura nella vita e nella funzione politica. Ecco, con la devitalizzazione delle funzioni della polis, con l'avvento dei regni ellenistici, quindi c'era stata nel frattempo la progressiva espansione della potenza macedone, quindi con Filippo II prima, con Alessandro Magno dopo, con i diadochi successivamente,
Ecco, ci troviamo quindi in un orizzonte storico, politico e culturale in cui la possibilità di realizzare se stessi e la propria felicità nel mondo politico sembra venir meno. E quindi è ragionevole che Epicuro si fosse distaccato da questa situazione. Ma ragionevolezza implica capacità di valutare le singole situazioni. E nel corso di questa presentazione vorrei anche farvi vedere delle massime di Epicuro in cui sembra quasi aprire una possibilità ad una vita politica capace di realizzare la felicità. Ma a questo punto vorrei offrire qualche chiarimento concettuale sulla nozione di felicità e di amicizia. Allora, questa è una vignetta presa da un libro spagnolo, La amistad según Epicuro, ed è una illustrazione del famoso frammento di cui abbiamo parlato ieri, L'amicizia percorre danzando la terra. Faccio vedere, ecco, questo è il frammento che è stato recuperato nelle Sentenze Vaticane, la numero 52. L'amicizia percorre danzando la terra, recando a noi tutti l'appello di aprire gli occhi sulla felicità. Abbiamo già detto che, ecco, l'amicizia con la gioia che procura percorre danzando, pericureue. Questo verbo non l'ha inventato Epicuro, l'ho ritrovato anche, faccio vedere, in Euripide, un drammaturgo del V secolo a.C., che nelle Fenice utilizza lo stesso verbo, il danzare intorno, casualmente o non casualmente non lo so, in relazione al piacere e ai desideri, il stesso piacere, gli stessi desideri di cui Epicuro parla ampiamente. Hai il numero del verso per le Fenice? Sì, 312-314. E c'è Giocasta, che è la mamma, la madre di Edipo, che ha avuto un rapporto incestuoso con il figlio, consapevolmente, che rivede il figlio Edipo dopo tanto tempo e rimembra i piaceri passati e dice che non potrà più provare gli stessi piaceri. E qui abbiamo un lessico del piacere abbastanza ricco. Giocasta dice: cosa posso dirti? Come posso in ogni modo, con le mani, con le parole, danzando intorno qua e là? Però vedete, qui il pericoreue è un danzare intorno in maniera ondivaga, senza una precisa direzione. Afferrare, ho tradotto Paulin Wellington a Donald con il piacere spiraliforme a più eliche, la gioia antica e la gioia o il godimento. Ecco, quindi ho citato questo passo per far vedere come non solo in Epicuro ma anche nella tradizione drammaturgica di età classica noi abbiamo l'idea del danzare come legato alla gioia e al piacere. È evidente che questo tipo di piacere è un piacere che potremmo paragonare al piacere cinetico teorizzato da Epicuro, piacere che consiste nella soddisfazione di bisogni contingenti e che a sua volta dà adito alla formulazione di altri piaceri, quindi è un piacere che, diciamo così, non permette una vita tranquilla, quella stessa vita serena e imperturbabile nella quale Epicuro riscontra una felicità piena, autentica e stabile. Ecco, questo è un frammento di cui abbiamo parlato anche ieri, non ne parlo molto, di tutte le cose che la sapienza procura in vista della vita felice, il bene più grande è l'acquisto dell'amicizia. Rispetto a ieri volevo solo dire due cose. Allora, una, qui si utilizza il termine makariotes. Makariotes è un termine che indica la felicità, ma che è utilizzato ampiamente in età classica per indicare quella condizione di beatitudine che è propria degli dèi, quindi di autosufficienza eterna, imperturbabile. Gli dèi non hanno bisogno di nulla, quindi la felicità è tutta compresa in un limite. Ecco, quindi la makariotes è una caratteristica generalmente, ma non esclusivamente attribuibile agli dèi. Aristotele, per esempio, dice che noi possiamo essere makarioi, cioè beati, ma forse è un po' troppo dire beati, sarebbe meglio utilizzare il termine eudaimonia, termine che utilizza anche Epicuro ampiamente, sia nella lettera Meneceo, sia come vediamo nelle Sentenze Vaticane e nelle Massime Capitali. Ecco, un'altra cosa che volevo dire è che qui ciò che è la causa dell'acquisto dell'amicizia è la sapienza, quindi l'amicizia, la filia, non è frutto di un incontro casuale, non è qualcosa che ci capita così,
è frutto e opera, è un ergon, è un prodotto della sofia, non della filosofia. Epicuro è sommamente interessato a farci notare come la sapienza, la conoscenza delle cause prime, sia un appannaggio dell'essere umano, ma in questa vita. Come dicevamo ieri, ecco, la sofia è qui, così come la felicità, così come il piacere. Quindi, a differenza di autori come Socrate, Platone o Aristotele, i quali sostengono che la filosofia, la strutturale tensione verso la sapienza, sia caratteristica strutturale dell'uomo e del suo bene, qui abbiamo la sofia, intesa come conoscenza dell'arte della valutazione dei principi e soprattutto dei piaceri, perché abbiamo a che fare con la nostra vita. La filosofia non è qualcosa di astratto per Epicuro, la filosofia è un modo di vita, è un bios, qualcosa che va realizzato attivamente, ma va realizzato attraverso un'opera di rimozione di tutte le convinzioni errate e soprattutto di quelle paure infondate che fanno sì che la nostra felicità sia preclusa. Ora, la filosofia non è un meccanismo di rimozione di ogni paura, perché la paura è un dispositivo emozionale di cui noi abbiamo fortemente bisogno per stare lontano da ciò che è nocivo, realmente nocivo per noi. Il vero problema è che spesso non sappiamo valutare correttamente i dolori, e ciò che percepiamo come dolore, continuiamo a percepirlo come dolore, ma con un'accurata conoscenza del bene potremo considerarlo come tollerabile in vista di piaceri a lungo termine. Quindi, ecco, utilizzerei a questo proposito un'espressione che è possibile rintracciare in Platone, negli dialoghi di Platone, la metretica, cioè l'arte della misurazione dei piaceri. Quindi è una vera e propria scienza che comunque si basa sulla capacità di valutare ogni singola situazione. E, ecco, un altro modo di intendere la filosofia, adesso qui non sto a leggere tutta la citazione tratta dall'Epistola a Meniceo, ma la filosofia è una terapia, è un modo per realizzare la salute, quindi è cura in un duplice senso, come terapia, appunto, come farmaco, anzi come parifarmaco, e come cura nel senso di attenzione a ciò che veramente conta per la nostra felicità e per un piacere autentico e stabile. Ecco, vi leggo invece questa citazione, una sicura conoscenza di queste cose, e si parlava in questo caso dei desideri naturali e necessari. Epicuro traccia una distinzione tra vari tipi di desiderio. Ci sono dei desideri appunto naturali e necessari, che sono desideri di bevanda, bere, di placare la sete, la fame, di respirare. Quindi sono dei desideri di base, ma sono dei desideri ai quali noi dobbiamo appellarci per vivere una vita all'insegna dell'imperturbabilità. Poi abbiamo dei desideri naturali e non necessari, magari, non so, desideri di una buona vita anziché di una semplice vita. E abbiamo anche desideri vani, e tra i desideri vani Epicuro appunto segnala anche il desiderio della vita politica. Ma a questo proposito io volevo farvi vedere un paio di citazioni, se riesco a recuperarle. Eccole qua, ecco, questa è la massima capitale numero 6. E volevo proprio utilizzarla per far vedere come in realtà Epicuro non escluda del tutto la vita politica come ingrediente o possibile precondizione alla vita felice. E Epicuro ci dice questo: al fine di procurarsi sicurezza nei riguardi degli altri uomini, anche i beni del comando e del regno sono beni secondo natura, in quanto con tali mezzi si sia capaci di procurarsela. Ok? Quindi cioè, la sicurezza, qui abbiamo l'idea di una condizione di imperturbabilità, un'idea di una condizione stabile, quindi la condizione nella quale la felicità si può identificare, e anche i beni del comando e del regno sono beni secondo natura. E addirittura qui nella massima capitale numero 7, ecco, magari Epicuro sarà ironico, non lo so, però proviamo a leggere. Alcuni vollero divenire famosi e rinomati ritenendo così di procurarsi sicurezza nei riguardi degli altri uomini. Ammesso che in tal modo la loro vita sia diventata veramente sicura, essi hanno acquistato un bene secondo natura,
ma se la loro vita non lo è divenuta, non hanno raggiunto quel bene secondo natura sotto il cui impulso hanno agito fin dall'inizio. Quindi vedete, sono varie possibilità, non è necessariamente una possibilità da escludere quella della vita politica. E soprattutto, ecco, un altro problema è che, problema in realtà è una constatazione, è che la vita felice per Epicuro è una condizione in cui abbiamo la possibilità di sperimentare il cosiddetto piacere catastematico. Abbiamo detto piacere senza oggetto, l'idea di un piacere che noi godiamo, ma che consiste nella consapevolezza dell'assenza del dolore. Questo piacere però non è separato dal vivere bellamente, giustamente e appunto con decoro. Quindi Epicuro ci dice, utilizza proprio questo aggettivo akoristos, cioè il piacere è inseparabile, quindi è vero che il piacere è il primo impulso alla nostra ricerca della felicità ed è anche il traguardo che noi ci prefiggiamo di raggiungere. Vedete, qui nell'Epistola Meneceo, paragrafi 128-129, vediamo che il piacere, l'edonè, è l'archè, è il principio, ma è anche il telos, il fine di vivere felicemente. Lo consideriamo infatti come un bene primo e connaturato a noi, e da esso muoviamo nell'assumere qualsiasi posizione di scelta o di diritto, così come adesso ci rifacciamo nel giudicare ogni bene in base al criterio delle affezioni. E così via. Ecco, quindi il piacere è il criterio della conoscenza che porta alla felicità, ma è un piacere che è legato alla phronesis, alla prudenza. Vedete, anche qui il principio di tutto è massimo bene, non è solo il piacere, qui si dice che è la phronesis, cioè Aristotele l'avrebbe definita come una virtù intellettuale che è la base per compiere deliberazioni virtuose che portino al nostro bene in quanto bene umano. Quindi perciò la prudenza appare ancora più apprezzabile che la filosofia, giacché da essa provengono tutte le altre virtù. Ecco, questo l'ha detto anche Aristotele, Michele, mi spiace, ma nell'Etica Nicomachea Aristotele dice che non è possibile avere la virtù deliberativa senza avere la totalità delle virtù etiche. Per virtù etiche intendo delle disposizioni caratteriali come ad esempio il coraggio, l'altezza, la generosità, la temperanza e così via. Ecco, quindi non è possibile vivere piacevolmente se non vivendo saggiamente e bene e giustamente. Epicuro utilizza molto anche l'avverbio kalos, bellamente, anche questo è un avverbio che è riscontrabile in numerose produzioni platoniche e aristoteliche. Il kalos, il vivere bellamente, è il vivere secondo quello che è il marchio dell'essere umano. Ora, Epicuro non è un finalista, non è Aristotele. Aristotele e Platone impostano la loro indagine sul sommo bene in un orizzonte eminentemente teleologico, ossia riguardanti i fini, l'esistenza di fini in natura, per cui per un Aristotele, ad esempio, fine dell'essere umano è la felicità intesa come natura umana. Noi dobbiamo realizzare quello che siamo. Noi siamo in potenza se non utilizziamo una ragione orientata al bene. Siamo una dynamis, ma dobbiamo essere energia. Quindi in Aristotele il sommo bene, la felicità, il fine, coincide con la forma dell'essere umano. E la forma dell'essere umano la si ritrova nella regione del bello, così ci dice Aristotele. Quindi il bello è, diciamo così, il segno dell'avvenuto compimento della realizzazione del bene. Per Aristotele la felicità, la eudaimonia, è una energeia, quindi è un atto, è un'attività vera e propria. Per Epicuro dovrebbe essere una condizione, ecco, però questa condizione è inseparabile rispetto a quelle attività fronetiche che appunto garantiscono una realizzazione piena della forma dell'uomo. E ripeto, Epicuro non è un finalista, ma crede molto nella natura intesa come regolarità dei fenomeni. E Epicuro ci invita anche a ricercare dei limiti nella nostra attività, per cui la stessa idea di bene e di bello, a mio avviso, possono essere intese come espressione di questa ricerca. Negli ultimi 5 minuti, Ma possiamo fare 5. Ok. Molto brevemente. Facevo gli occhiacci, capito? Ho detto prima. Insomma, non ci vedo qui. No, allora, volevo parlarvi molto brevemente di Aristotele, perché io ritengo che la nozione di amicizia purea, della quale non abbiamo ancora parlato,
sia fortemente indebitata alla riflessione aristotelica. Allora, anzitutto volevo presentarvi un frammento sempre di Epicuro, in cui l'amicizia viene considerata addirittura come bene immortale, che è un'affermazione abbastanza sorprendente se consideriamo che Epicuro non crede nell'immortalità dell'anima, è materialista, e ci dice: l'uomo d'animo nobile, o gennaios, vive soprattutto nella sofia, quindi non nella filosofia, ma nella sofia e nell'amicizia. La sofia, che per gli antichi era un bene immortale, qui viene messa come bene mortale. L'altra, l'amicizia, come bene immortale. Quindi l'amicizia offre uno spiraglio di immortalità in un mondo che la preclude strutturalmente. Quindi è un'affermazione molto forte. Ecco, e secondo me questa affermazione può essere ricondotta anche a un passo dell'epistola di Meneceo, in cui Epicuro chiede a Meneceo di esercitarsi notte e giorno nella meditazione di questi precetti e di altri a questi simili, in te stesso e verso chi è simile a te. Quindi l'amicizia la vediamo già come un'attività e come una esperienza relazionale che riguarda i simili. Forte di essi sarai libero da turbamento sia nel sonno che nella veglia, e vivrai come un dio tra gli uomini, poiché in niente è simile a un mortale l'uomo che viva fra beni immortali. Quindi qui abbiamo ancora una volta Aristotele, l'idea della zanatizzen, cioè del farsi immortali il più possibile. Come è possibile? Attraverso la filosofia, ma attraverso una filosofia fatta tra amici. E in questo senso, sempre il mio amico Aristotele ci illustra l'amicizia, cioè la introduce nell'ottavo libro dell'Etica Nicomachea, come di un'esperienza, anzitutto molto complessa, perché riguarda una pluralità di relazioni. Cioè, quando noi pensiamo agli amici, pensiamo appunto a persone che non hanno legami familiari, che si incontrano, si conoscono, si piacciono e vivono insieme e passano del tempo felicemente insieme. Per Aristotele l'amicizia è una appunto esperienza relazionale che può aversi in famiglia, quindi tra un padre e un figlio, tra un marito e una moglie, tra amici, tra quelli che noi consideriamo come amici, tra i compagni di viaggio, persino tra i concittadini. Quindi Aristotele tematizza la politichefilia, una amicizia politica in quanto fondata sulla condivisione. La stessa polis è presentata da Aristotele come koinonia, ossia come condivisione, centro di convergenza di progettualità distinte che però sentono l'esigenza di mettersi insieme funzionalmente e interazionalmente al fine di una vita politica ben funzionante, ma soprattutto di una felicità propria che sia stabile, perché il compito della politica è il fare cittadini che siano anche uomini buoni. Aristotele utilizza il verbo poiein, cioè il modellare il cittadino, ma il modellare anche la natura dell'anima umana. E l'amicizia, vista, ecco, questa è un'opinione di senso comune, quindi Aristotele la riprende, ma è appunto un'opinione sulla quale si registra un certo consenso, è o una qualche virtù o è connessa alla virtù, e si configura come un elemento assolutamente necessario all'ankaiotaton, all'esistenza, perché senza gli amici nessuno sceglierebbe di vivere, anche se potesse disporre di tutti gli altri beni. Difatti si ritiene che siano soprattutto i ricchi e detentori di cariche e di poteri ad avere bisogno di amici. A che cosa servirebbe infatti una tale ricchezza se si togliesse la possibilità di fare del bene agli altri? Bene che si compie soprattutto in modo sommamente lodevole verso gli amici. Ora, qui l'amico viene visto come un'opportunità di fare il bene, per Aristotele è molto di più. Allora, molto velocemente, vi elenco quattro caratteristiche della filia in Aristotele. Allora, in primo luogo deve essere tra esseri animati, non necessariamente esseri umani, in particolar modo esseri umani, ma può esserci anche tra particolari tipi di animali. Non deve essere verso soggetti inanimati, tanto che Aristotele dice non è possibile essere amici del vino. Non ci credo. Però ecco, l'amicizia è tra esseri animati. Implica benevolenza, la eunoia, cioè quindi il volere il bene dell'amico, anche se poi noi stabiliamo dei rapporti di amicizia per pura utilità, c'è sempre una componente affettiva. Noi vogliamo bene anche alle persone che usiamo a volte. Quindi ecco, questo è un tipo di amicizia che Aristotele configura come amicizia secondo utilità. Deve essere reciproca, deve esserci la antifilesis. Quindi se io
provo benevolenza per una persona e quella persona non prova benevolenza per me, io rimango benevolente, ma non siamo amici. Quindi l'amicizia implica una corresponsione. E soprattutto non deve essere nascosta alle parti, le parti coinvolte. Quindi i soggetti devono essere consapevoli del rapporto. In tutto questo, ultima cosa che dico, abbiamo tre tipi di amicizia. Una sull'utile, ve l'ho già detta, generalmente è utilizzata per il riferimento ad esempio degli anziani che vanno a vivere insieme perché magari meglio stare con degli amici che non stanno da soli, che non stare da soli. Anche se poi in realtà non si piacciono particolarmente. Quindi sono amicizie non molto stabili. Le amicizie erotiche, le filiali eroticai, sono delle amicizie fondate sul piacere. Piacere, ma il piacere fugace, il piacere cinetico di Epicuro, quindi non quello catastematico. È l'amicizia che generalmente si stabilisce tra ragazzi in preda alle passioni e sono amicizie destinate a sciogliersi nel momento in cui l'attrazione erotica e passionale scompare. E poi l'amicizia secondo virtù, che è l'amicizia tra individui simili, virtuosi, che considerano l'importanza della filosofia e della sofia nelle vite umane. E io penso che Epicuro abbia molto ripreso da Aristotele in questo, quindi la sua amicizia fondata sul piacere in realtà è un'amicizia secondo virtù, non un'amicizia erotica. E come ho cercato di far vedere, potrebbe essere anche utilizzata come potenziale laboratorio di virtù capace di andare al di là dei limiti del giardino. Grazie per l'attenzione.